Dovremmo essere in diretta, dovrebbe essere tutto a posto. Siamo in diretta, come vedete, collegati con noi da Cracovia, Lidia Maximovic, con Renata, la nostra ambasciatrice, li salutiamo. Ciao Lidia, ciao Renata. Ci colleghiamo in diretta per un motivo molto particolare. Fra un po' arriverà con noi anche sicuramente Paolo Rodari. Perché? Perché dobbiamo parlare di un libro. Voi conoscete la storia di Lidia Maximovic, 772, La bambina che non sapeva odiare, il docufilm, ma nella presentazione, nel docufilm, in tutto quello che abbiamo visto, dovrebbe arrivare adesso, fra l'altro, Paolo, quindi aspettiamo un attimo che lo salutiamo, eccolo qui che arriva anche Paolo. Ciao Ciao. Paolo, siamo in Ciao diretta. Ciao, siamo in a diretta perché tutti. sapevamo che tu arrivavi al volo. Scusate il ritardo. No, no, ma sapevamo che tu arrivavi al volo. Noi siamo partiti, ma siamo partiti spiegando che dal docufilm e in tutti questi viaggi poi che Lidia ha fatto da noi, ma anche in altre parti del mondo, è arrivata all'udienza generale del Santo Padre a Roma il 26 maggio di quest'anno, il 2021. E che cosa è successo? Che in quell'udienza il Santo Padre l'ha abbracciata e ha baciato il suo numero, 772. Di lì è nato un putiferio. È nato un putiferio perché la sua storia, che era poco conosciuta, è diventata, diciamo così, virale. E 2 ore dopo quel bacio arrivava una chiamata alla nostra associazione, e a chiamare era Paolo Rodari. Paolo Rodari, giornalista, scrittore. Paolo Rodari, qual è stato il tuo primo pensiero quando hai visto quella scena e ci hai chiamato? No, boh, il primo pensiero è stato quello di intervistare Lidia per il mio giornale, per Repubblica, e quindi la telefonata era dovuta principalmente a quello, perché il mio giornale, appunto, io ho suggerito al mio giornale di intervistarla, loro mi hanno detto di sì, e quindi la prima cosa è stata questa, un'intervista per il mio giornale, ecco, riuscire ad avere la sua voce su Repubblica, e infatti ce l'abbiamo fatta. Ce l'avete fatta e poi però l'hai intervistata e ti è scattato qualcosa, ti è venuta l'idea. No, più che altro mi sono accorto che Lidia non aveva scritto di fatto mai niente, almeno comunque non aveva mai fatto un libro, e allora ho pensato che poteva essere bello provare a proporre a qualche casa editrice l'idea di scrivere un libro sulla vita di Lidia, ispirata anche al docufilm, ovviamente. E, ovviamente non sapevo come avrebbero reagito le case editrici, poi in effetti c'è stato un grandissimo interesse, quindi di lì è nata, soprattutto anche grazie a voi, appunto l'idea di mettere per iscritto questo volume, questa storia incredibile, insomma. Certo, peraltro un libro che arriva, dovremmo avere anche forse Alessandra Ferraro, sì, è possibile che sia anche lei, un libro che uscirà diciamo il 27 gennaio, ma che presenteremo, eccola Alessandra, grazie anche ad Alessandra per essersi collegata con noi, anche lei presa come Paolo, siete presi fra un appuntamento e l'altro, ma riuscite comunque sempre, grazie ad essere con noi. Il libro sarà presentato ufficialmente il 26 gennaio al Senato della Repubblica. Qui la senatrice Virginia Tiraboschi, che ci segue fin dall'inizio, si è interessata anche qui perché avesse una presentazione ufficiale in una sede ufficiale, il Senato della Repubblica. Sarà un bel momento, ma la prima copia sarà consegnata al Santo Padre. Noi abbiamo chiesto, come Associazione Memoria Viva, alla Prefettura Vaticana di poter consegnare
nell'udienza generale del 26 gennaio, ricordiamo che il bacio è stato il 26 maggio, anche qua in un'altra udienza generale, quindi nell'udienza generale del 26 di gennaio, di poter consegnare al Santo Padre la prima copia. Ovviamente Paolo, tu ci sarai con noi come Lidia, presumo, vero? Sì, 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 ci sarò senz'altro. Certo. E a proposito di libri, vedo che sta facendo le prove tecniche Alessandra, perfetto. A proposito di libri, poi Alessandra anche scrive libri, abbiamo presentato il suo libro recentemente, uno dei suoi, l'ultimo dei suoi libri. Anche ciao. Anche lei ha scritto libri. Poi, peraltro, Paolo Rodari, scrittore, giornalista, vaticanista. Alessandra Ferraro, tu non sei una vaticanista, ma lo sei stato, in qualche modo lo sei ancora, quindi. Sì, col cuore sicuramente, diciamo. Poi la professione mi ha portato, insomma, a dirigere una redazione, quindi non so se mi state sentendo, ecco. Sì, sì, bene. Ok, e per cui col cuore sono assolutamente, insomma, accanto a chi fa ogni giorno, quotidianamente, questo mestiere di vaticanista on the road, direi, diciamo, proprio sul campo. E nel frattempo abbraccio anche Lidia, che vedo, e Renata, che ho intravisto nelle immagini, te naturalmente, e Roberto, che davvero con il cuore, ma anche con una grande, grande passione, scusatemi la voce, ma purtroppo oggi ho un piccolo abbassamento di voce. Porta avanti questo progetto, un progetto che è iniziato davvero quando si fanno le cose con il cuore, credo che poi i risultati arrivino, e questo lo dimostra questo seme che è stato gettato un anno e mezzo fa, insomma, con un docufilm che ha fatto davvero il giro del mondo grazie al vostro impegno e grazie all'impegno di Memoria Viva. Oggi diventa anche un libro di un collega importante e sicuramente professionalmente altamente valido come Paolo Rodari, che ho avuto modo anche di conoscere, seppur lui lavora appunto per un quotidiano, La Repubblica, e io sono della RAI, però ho avuto modo appunto di apprezzare e pertanto anche poter mettere, credo, su carta, quindi un libro, questa preziosissima testimonianza di Lidia è oggi più che mai prezioso, perché me l'avete insegnato voi, la memoria è quello che resta, è la memoria che poi ci permette di conservare, di custodire i ricordi e di passarli alle altre generazioni. Quindi il fatto di mettere oggi su carta in un bellissimo progetto il libro che scriverà Paolo, che sta scrivendo Paolo, e attraverso la memoria di Lidia, credo che sia davvero una pietra miliare per portare avanti la memoria viva e per renderla viva davvero. Ecco, quindi non solo il film, il docufilm, le immagini, ma anche la testimonianza scritta. E poi direi che ha una prefazione d'eccezione, come appunto Papa Francesco. Devo dire che anche qui chi semina bene raccoglie bene, perché l'udienza, poi non dovrei dirlo io, forse l'hai già ricordato tu, l'udienza che Lidia ha avuto con il Santo Padre è stata veramente straordinaria, insomma, perché con quella semplicità e con quella naturalità, direi, che è propria di Papa Francesco, il gesto di baciare il numero che Lidia ha sul braccio ha fatto il giro del mondo. Quello è stato il gesto più grande di affetto e di vicinanza, credo, alla storia di Lidia. Ecco, quindi da lì, da quell'udienza, ne è nato ancora un seme ulteriore che ha fatto crescere ancora di più questa memoria viva. Ecco, saluto anche la mia amica Fumero, che vedo nelle immagini, e in vicinanza siamo, seppur collegati da distanti, molto vicini, e perché condividiamo un'idea, condividiamo un progetto, e credo che quello sia la cosa più bella, insomma, da testimoniare. Direi di sì, anche perché tu, Alessandra, hai posto l'accento su una cosa. Adesso è arrivata Margherita. Paolo farà parte della nostra famiglia, io lo so già in qualche modo, perché un po' tutti ci siamo incontrati, perché forse ci conoscevamo, con te ci conoscevamo, io con Margherita no, ma Roberto sì, insomma ci siamo conosciuti un po' per caso, ci siamo
innamorati del modo che abbiamo di lavorare, poi ognuno nella sua professione, facciamo professioni anche diverse, e alla fine ne è nato un bel gruppo. Lidia, insomma, ci ha cementati intorno a questo gruppo e Paolo è ormai fa parte di questo gruppo. Peraltro, io so che Lidia ha già letto la bozza del libro di Paolo. Lidia è collegata da Cracovia, dall'Istituto Italiano di Cultura di Cracovia. Io ringrazio il direttore Ugo Rufino, non so se farà in tempo a raggiungerci, ma vi dico anche che se il 26 presenteremo il libro in Senato a Roma con la prima ufficiale di questo libro il 26 gennaio, il 27 gennaio, giorno, come sapete, della memoria, alle 18 ci sarà la presentazione ufficiale internazionale presso l'Istituto Italiano di Cultura di Cracovia, proprio lì dove poi tutto si è svolto, tutta la storia si è svolta. Quindi una doppia presentazione, il 26 gennaio in Senato, sicuramente di grande prestigio, il 27 gennaio, uguale prestigio internazionale, all'Istituto Italiano di Cultura. Ripeto, poi se avremo modo di sentire il direttore Ugo Rufino, se avrà modo di raggiungerci, vedo che la sedia vuota c'è, magari ce la fa. Volevo andare un attimo a Cracovia, perché ho detto che Lidia ha già visto le bozze del libro e volevo sapere che cosa ne pensa, fuori dai denti, intanto siamo fra di noi e sui social, quindi ci sentono tutti. Parli na temat książki, jak przeczytałaś i oddaję ci głos. Przede wszystkim dziękuję bardzo, że ta moja historia zainteresowała tak wiele osób i że będzie to dawało pewnego rodzaju owoce, bo to, co dzieje się teraz na świecie i co może jeszcze nastąpić, nic nie wróży, nic dobrego. A ta moja historia jest ostrzeżeniem przed tym, co może się wydarzyć. Lidia, ringrazio del interessamento che ha suscitato la sua storia. Dice che questa sua storia è specialmente importante adesso, quando nel mondo si stanno succedendo tante brutte cose. Spera di risultati buoni di questa storia. Molto bene, penso proprio di sì. A Paolo, visto che tu sei l'autore, qual è stata la difficoltà di scrivere questo libro? È stato difficile? No, no, non è stato difficile. L'unica difficoltà, la principale difficoltà è stata la lontananza fisica, perché io vivo in Italia, Lidia vive in Polonia. E poi un po' anche la lingua, ma grazie a Renata e poi anche ad Anna, insomma, questo problema è stato risolto. Ma non è stato difficile, perché Lidia comunque ricorda, cioè è molto chiara in quello che dice, racconta i fatti uno dopo l'altro senza tentennare, anche se era una bambina, ha ricostruito tutto quello che le è capitato e poi anche gli episodi successivi al campo, dove quindi era anche più grande, quindi ricordava meglio, e quindi non è stato assolutamente difficile. Comunque ci tenevo io a ringraziare voi, insomma, di avermi dato questa opportunità, anche le parole di Alessandra, che ringrazio molto, e insomma è stato per me un grande onore poter scrivere questa storia, anche perché credo che nonostante siano passati tanti anni, ci sia ancora davvero bisogno di storie così. Ricordare non è mai sbagliato, anzi, soprattutto in questo momento mi sembra molto importante, che purtroppo anche nuovi antisemitismi sembrano ritornare, e quindi credo che per ricordare c'è sempre tempo e c'è sempre bisogno di ricordare, ecco. E ovviamente ringrazio Lidia, che si è prestata si è messa in gioco, ecco, prima nel docufilm e poi in questo libro che ricalca comunque il docufilm. Jasne, dobrze pamiętasz. Jedyną trudnością to była ta obecność fizyczna. Dla niego to był honor, żeby to Sì, devo dire anche che
come hai ricordato tu, lo spunto è il docufilm, però anch'io ho dato un'occhiata, lo confesso, alle bozze del tuo libro. Beh, è da leggere perché non sono la stessa cosa, ed è giusto che sia così. Un libro non è il riassunto o l'ampliamento del docufilm, è un punto di vista di uno scrittore su una storia raccontata lucidamente e sviluppata così come va sviluppata in un libro. Quindi vedere il docufilm e leggere il libro aiutano a capire Lidia e la sua storia molto di più che in un modo solo. Quindi è proprio è un'opera che vale la pena di leggere, lo dico, non per, tanto io non ho la percentuale sulle vendite, lo sai Paolo, quindi lo dico perché ci credo. Oltretutto, qui abbiamo Alessandra, che è la prima che qui in Italia ha intervistato Lidia, perché tutta la storia te l'ha raccontata su quella panchina dove sedeva Giovanni Paolo II, anche se poi noi ne abbiamo utilizzato solo un pezzetto, ma tu te la sei fatta raccontare tutta. Margherita Fumero, tutta, a parte che ci ha seguito durante tutta la vicenda, il viaggio di Lidia in Italia, ma tutta la vista e tutta la doppiata, anzi interpretata, perché non è stato un doppiaggio, è stata un'interpretazione. Tant'è che per la versione polacca non abbiamo potuto usarla proprio perché era un'interpretazione, non un doppiaggio. Paolo è partito da quel docufilm per andare da Lidia a vedere aspetti che il docufilm non tocca, situazioni delle quali il docufilm non parla. Quindi mettendo assieme le tre esperienze, prima o poi ci troveremo una volta e faremo un incontro in cui spiegherete le vostre esperienze e da lì verrà fuori tutto, credo, no? Paolo, ricordiamo, il tuo libro è fatto per l'editrice Solferino, vero? Sì. L'editrice Solferino. Il libro uscirà il 27 gennaio in Italia sicuramente, ma io qui vedo Russia, Germania, Francia, Romania, Inghilterra, Portogallo, Brasile, insomma c'è la possibilità che esca in quasi tutti questi paesi, se non in tutti, vero? Sì, c'è stato una risposta di tanti paesi e questa è una cosa molto bella, insomma, quindi evidentemente la storia di Lidia ha interessato in tanti. A proposito del docufilm, volevo dire che anche a me mi ha accompagnato la voce di Margherita, anche se lei non lo sa. Però spesso quando dovevo scrivere, sinceramente, lo dico, mi veniva in mente questa voce, in italiano, ovviamente, che era la voce di Lidia, ma con la voce di Margherita. Ed è stata una bella compagnia, devo dire, perché in effetti è riuscita a entrare bene dentro questo personaggio. Margherita, che cosa ti rimane oggi di quella esperienza? A parte che ne stiamo facendo altre insieme, non diciamo quali, ma sì, stiamo lavorando altre cose. Però cosa ti è rimasto di quell'esperienza? Beh, mi è rimasto nel cuore Lidia. Lidia per me è diventata una parte di me. Ecco, forse Lidia è entrata in me. Ecco, quindi hai detto bene, quando erano le mie emozioni. Io mi sono emozionata moltissimo nel fare Lidia, perché sentivo Lidia, mi sembrava di essere lì, mi sembrava di aver vissuto anch'io quello che ha vissuto lei. Quindi è riuscita a darmi delle emozioni grandissime e spero di essere riuscita per il pubblico italiano a averlo dimostrato, quello che lei ha dato a me. È una donna splendida, è una donna forte, è una donna coraggiosa e quindi è una grande che dobbiamo ascoltare proprio perché queste cose non succedono più. Ecco, questa certo. È una cosa importante. Certo, allora io tornerei un attimo, io so che poi tutti dobbiamo scappare, Paolo tra 5 minuti deve scappare, immagino che Alessandra non sia da meno, anche se con poca voce così con la TV non so come farai, ma stai dietro la scrivania. Quindi andrei ancora un attimo a Cracovia da Lidia, perché
A lei volevo chiedere che cosa della sua storia, del docufilm e del libro è rimasto a lei. Ja chcę zapytać, co z książki zostało w tobie najbardziej. Cała ta książka jest przepięknie napisana. Nie spodziewałam się, że można tą smutną historię tak opisać, jak gdyby wcielając się w rolę tego dziecka i w sytuację, które znalazło się w tamtym piekle. Tutta la storia è stata scritta in modo molto bello, più che Lidia aspettava, non aspettava che Paolo riuscisse a immedesimarsi così decisamente, così bene nella sua storia. A że jako pisarz, jako poeta, dołożyłeś tam troszkę romantyzmu i jak gdyby takich ciekawostek, to po prostu jest to dla mnie zachwycające, bo sama bym na to nie wpadła. Lidia ammira tanto il fatto che Paolo ha aggiunto nella sua storia un po' di poesia e romanticismo, che lei non avrebbe riuscito a mettere. Także uważam, że jest to bardzo piękna rzecz, którą po prostu zrobiliście. Przepraszam, bo akurat... I la memoria vita. I wszyscy, którzy przyczynili się do powstania i tego filmu, i tej książki, no po prostu ode mnie należą się wielkie hołdy i wielkie podziękowania. Il libro è bellissimo e Lidia ringrazia tutti, grazie a cui è stato scritto, creato. Grazie. I myślę, że to będzie takie, ta książka będzie właśnie takim ostatecznym przesłaniem do, jak gdyby do świata, że to, co się kiedyś tutaj właśnie w Auschwitz wydarzyło, nie mogło się jeszcze powtórzyć, a w szczególności trzeba docierać do młodych, bo przecież w rękach tych młodych leży przyszłość tego świata, a widzimy teraz, że tak wiele punktów zapalnych jest w całym świecie i to jest bardzo przykre, że świat ciągle nie wie i nie pamięta. Dlatego dobrym przypomnieniem dla nich będzie i ten film, i ta książka. Lidia crede che questo libro sarà un forte messaggio per il mondo, specialmente per i giovani, che quello che è successo anni fa non si può ripetere più. E questo messaggio è importante specialmente nei tempi contemporanei, quando possiamo osservare così tanti conflitti nei diversi punti del mondo. Molto bene, sì, questo credo sia proprio lo spirito con il quale tutti abbiamo collaborato. Allora, non so, lo chiedo per voi che siete a Cracovia se ha modo di arrivare Paolo Ugo Rufino, se non ha modo di arrivare lo salutiamo e lo ringraziamo comunque per l'ospitalità perché siamo, come dicevo, all'Istituto Italiano di cultura di Cracovia. Prima di salutarci, perché avevamo detto che non prendevamo più di mezz'ora per questo collegamento, volevo ricordare solo che il libro 772 La bambina che non sapeva odiare di Paolo Rodari per l'edizione Solferino avremo l'anteprima il 26 del Senato della Repubblica. Devo ancora ringraziare la senatrice Virginia Tiraboschi per questo, perché fa parte della nostra famiglia. Con Alessandra ci siamo incontrati al Castello di Castellamonte, con lei per un doppio libro, veramente due storie veramente belle. Anche qui parliamo di libri, quindi qualcosa ritorna sempre. Il 27, il giorno dopo, il giorno della memoria, alle 18, saremo lì dove ci sono Lidia e Renata all'Istituto Italiano di Cultura di Cracovia per la presentazione del libro nel mondo, diciamo. E abbiamo chiesto, e credo che succederà, alla Prefettura Vaticana di poter consegnare
la prima copia del libro al Santo Padre, che, voglio ricordarlo, ha fatto la prefazione del libro, che non è una cosa da tutti i giorni, avere la prefazione fatta dal Santo Padre. Quindi il 26 sarà una giornata importante fra l'udienza vaticana e il Senato della Repubblica, il 27 altrettanto importante a Cracovia, l'Istituto Italiano di Cultura. Io incomincio a salutare tutti da Paolo Rodari. Quando ci vediamo, Paolo? Quando avremo questo libro in mano? Che sai che la carta, io so che anch'io ho fatto TV, Alessandra fa TV, però la carta, Alessandra scrive anche libri, ha un altro profumo. Quando ce l'avremo questo profumo? Penso che si andrà a gennaio, perché adesso, prima che venga stampato, bisogna un po' correggere le bozze, vedere la copertina, insomma tante cose tecniche. Quindi ci tengo a dire che il libro, più che mio, è di Lidia con me, però la firma del libro è Lidia, questo è importante, che è lei che parla in prima persona. Своїм талентом і своїми умієнтощами потрафиш заінтересувати і так інтересуюче написати ту оповість właściwie dziecka, które niewiele w życiu zrobiło, ale jednak kiedy już dorosłam i zdałam sobie sprawę, gdzie byłam i że tylko Pan Bóg zachował mnie przy życiu, bo to był po prostu cud, że jestem tu z wami i mogę opowiadać tą swoją historię. Lidia apprezza tantissimo il lavoro di Paolo, grazie alle sue capacità, al suo talento, è riuscito a presentare, raccontare la storia di questa piccola bambina che allora non era neanche consapevole di tutto quello che si succedeva, e solo grazie a Dio è stata sopravvissuta. Grazie. Molto bene, allora lo leggeremo volentieri, ovviamente ci terremo informati e aggiornati su questo. Alessandra, con te invece è un discorso che continua, perché la storia di Lidia fin lì è arrivata, ma abbiamo altre storie, come sai. Certo, guarda, quello che così stavo mettendo, ascoltavo sia Lidia che Paolo che Margherita, era come anche i mezzi di comunicazione, quindi la TV, perché il docufilm è televisivo, ma poi il teatro con Margherita, la sua interpretazione, e poi ancora Paolo con il libro, la carta stampata, quindi i mezzi di comunicazione possono fare tanto e possono anche raccontare delle buone cose, e credo che la storia di Lidia sia una buona cosa da raccontare. Anche per questo che Papa Francesco, oltre ad averla incontrata personalmente, abbia voluto dare testimonianza con la prefazione, proprio perché lui, soprattutto noi giornalisti, e Paolo lo sa, spesso nelle udienze, negli incontri, ricorda che è essenziale raccontare la verità e la bellezza, quindi nel rispetto ovviamente della persona umana. Quindi questi due elementi, verità e bellezza, si trovano oggi anche ancora una volta con la testimonianza di Lidia. Quindi una buona volta i mezzi di comunicazione rendono un buon servizio, come potrebbero sempre fare peraltro. Sì, cosa che non è così scontata, hai fatto bene a sottolinearlo. Grazie anche a te, Margherita. Con te invece è un discorso ancora aperto, ma come dicevo con Alessandra, ma poi anche con Paolo, alla fine che non perderemo nessuno per strada, siamo come i Ranger. Ormai siamo un gruppo, siamo indietro. Un gruppo. Nessuno resta indietro. Margherita, con te ci siamo visti già, perché stiamo andando avanti a fare delle cose, ma tu la memoria ce l'hai dentro. Tu, a parte che tu sei, posso dirlo senza... Tu sei già un pezzo di storia del nostro teatro, del nostro cinema, però per te la memoria ha un significato anche personale. Ha un grande significato. È quello che noi praticamente dobbiamo passare questo messaggio ai giovani,
perché noi abbiamo, almeno io non ho vissuto, però mio papà, mia mamma mi raccontavano, però abbiamo l'obbligo adesso noi a passarlo a quelli più giovani, è come un testimone, noi dobbiamo passare questa memoria uno con gli altri, poi a loro volta saranno loro che lo passeranno ai loro figli. Quindi un testimone che dice che bisogna volersi bene, che non bisogna odiare, ma amare. È con l'amore che va avanti il mondo, non con l'odio. Certo, sicuramente sì. Allora, ringrazio Paolo, ringrazio Alessandra, ringrazio Margherita, ma i saluti li faccio fare da Lidia e Renata da Cracovia. Ringrazio perché non hanno potuto collegarsi la senatrice Virginia Tiraboschi, ringrazio Ugo Rufino anche se la sua sedia è rimasta vuota, ma sicuramente avremo modo di tornare a Cracovia e di parlare con lui. Quindi i saluti li lascio a Cracovia, a Lidia. Pozdrawienia. My również pozdrawiamy serdecznie i ściskamy Was. I po prostu mam takie marzenie, żeby jeszcze kiedyś nas wszystkich razem spotkać. Anche noi mandiamo saluti, abbracci per tutti voi con la speranza di poter incontrarci di nuovo. Grazie, grazie a tutti per questa mezz'oretta che ci Grazie. avete dedicato. Ci vediamo. A presto. Ciao ciao, a presto. Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao.